è questo, una rete di associazioni, ma non sono soltanto le associazioni, ci sono anche tanti cittadini di Nargò, hanno deciso di ritrovarsi per esprimere solidarietà alla vedova e ai figli di Mohamed. È altrettanto vero che è un ulteriore momento di denuncia delle condizioni indegne nelle quali vivono le persone a Nargò e condizioni altrettanto indegne nelle quali le persone a Nargò continuano a lavorare. È un sistema fortemente compromesso, non soltanto da irregolarità, ma da compromissioni ben più gravi. La presenza dei caporali è una presenza che riconduce all'assenza. I lavoratori continuano ad essere sfruttati, ci sono delle condizioni che richiamano ancora condizioni di riduzione in schiavitù. I lavoratori continuano a non avere un luogo dignitoso nel quale alloggiare, perché tanti o si appoggiano sotto gli alberi oppure sostano in luoghi di incredibile ed indescrivibile degrado. Ci sono livelli gravi di responsabilità ed è anche con rammarico che noi come organizzazione sindacale CGL per l'ennesimo anno ricordiamo solidarietà, c'è il momento della denuncia, ci devono essere momenti nei quali ci si ritrova tutti quanti per ricercare le soluzioni ai problemi, per introdurre azioni che risolvano i problemi. E i cosiddetti tavoli è a questo che dovrebbero servire, e poiché i soggetti interessati a queste partite sono soggetti diversi, l'amministrazione comunale, le associazioni di rappresentanza delle categorie agricole, le organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, è chiaro che non può che essere acceso, attivato un tavolo prefettizio. Noi da anni scontiamo l'assenza dell'ente provincia, dell'ente prefettura di Lecce. Auspichiamo che il ricambio della responsabilità possa significare anche... Come Libera partecipiamo con un profondo senso di corresponsabilità a questa iniziativa in ricordo di Mohamed, perché il dolore della sua famiglia e di tutta la comunità sudanese è il nostro dolore. Ce lo sentiamo veramente addosso, con un senso di colpevolezza per non aver saputo fare di più per evitare ciò che sapevamo che sarebbe accaduto ancora una volta. E allora che la morte di Mohamed, come tutti gli altri Mohamed invisibili, ognuno di noi la senta sulle proprie coscienze, e che questa sia veramente l'occasione per non restare indifferenti, non restare più a guardare, ma veramente per fare sinergia, fare rete con un grande e profondo senso di corresponsabilità.